Abemus papam, papessam, pape, papu. Vabbè, mo se metteranno d'accordo. Ma in generale è così che il PD accoglie l'elezione della Schlein, il nuovo segretario del partito. Segretaria, segretar, segretaru, insomma, fate voi. Elezioni poi è un parolone, perché non erano proprio partiti benissimo. Ma che vuoi che siano piccolissimi incidenti di percorso, tipo i tesseramenti gonfiati, le migliaia di tessere acquistate con un'unica carta di credito. A Caserta, tesserati passati da 1500 a 6000 in pochissime ore. Zone in cui il PD ha più tessere che votanti. Gli stracci volati tra i pro Bonaccini e i pro Schlein. I sospetti di brogli. Le evidenze di più votazioni in più seggi fatte dalla stessa persona. Come hanno fatto notare alcuni militanti di centrodestra che hanno cercato di mettere in evidenza la surrealità di queste votazioni. Il che la dice lunghissima su come il partito che vuole proporsi come opposizione non sia manco in grado di organizzare le primarie come si deve, e con i rigonfiamenti ha palesato che manco a quelli del PD gli interessa andare a votare il segretario del PD. Ma che ce frega, va bene lo stesso, tutto è bene quel che finisce bene. E un partito che era clinicamente morto oggi rivive il sogno di una rinascita. La davano perdente alla Schlein e invece ha stupito tutti. Perdente rispetto a Bonaccini perché era considerato un po' troppo pure per il PD stesso. È in assoluto la svolta più a sinistra della sinistra. Cittadina statunitense, naturalizzata svizzera, figlia di accademico statunitense, antenati di Leopoli, Ucraina, amica delle sardine, progressista, ecologista, femminista e dichiaratamente bisex. Cioè, lo capite da soli che era perfetta, no? C'ha tutto al posto giusto, non c'è gara, dai. Come se faceva da Vincente Bonaccini con ste carte. Come dite? I lavoratori. Ma i lavoratori sono una tematica che so almeno 40 anni che alla sinistra non gli interessa più. Siamo seri, dai. E poi è donna, la prima donna alla guida del PD. L'antagonista perfetta di Giorgia Meloni. Si presta mediaticamente benissimo al gioco di Eva contro Eva. Ti immagini quanto ci si può ricamare sopra? E non poteva essere diversamente, ispirarsi all'effetto Meloni. Fu un colpaccio, infatti, quello del centrodestra di avere la prima premier donna italiana. Mentre il PD, nonostante le retoriche femministe, continuava a mandare avanti solo uomini. Ma alla fine hanno capito. Tardi, ma hanno capito. In fondo la politica è un po' la moda del momento, no? E la moda del momento nella politica è il nastro rosa. Il PD copia il governo che copia l'Europa. La copia della copia della copia della moda, insomma, originalissimo. E dopo tutte le critiche subite e gli sfottò per questo motivo, hanno finalmente pareggiato i conti. La Schlein ci si sente di essere la degna rivale di Giorgia Meloni e lo dice apertamente, infatti, promettendo tempi bui per il governo. La destra invece tende a sottovalutare ed accoglie l'elezione della Schlein con una certa ironia, dicendo che in fondo va bene così, perché alla fine con la Schlein il PD finirà di sabotarsi definitivamente da solo. Che ingenui! Non si rendono nemmeno conto che già sono stati loro e saranno in futuro loro a rendere la Schlein potentissima. Avevano già cominciato a farne una martire per gli sfottò estetici, e figurate in futuro, perché se fino ad oggi il PD lo avete percepito come arcobaleni, asterischi, e petalosità varie, da oggi saranno arcobaleni elevati alla potenza, asterischi multipli e turbo petalosità. Il tutto sostenuto per effetto contrario dal turbo conservatorismo del lato opposto. Nel futuro prossimo le pagine della politica italiana saranno intasate dalla lotta ideologica se sia giusto o meno utilizzare la Shoah. E sarà proprio scannandoci su argomenti del genere che la destra darà vita al fenomeno Schlein. La renderanno potentissima. E alla fine va bene così per tutti, perché così nel lungo tempo ci siamo assicurati quelle polemiche di lana caprina che infiammano il gossip politico all'italiana, ma che fidelizzano l'elettorato sia da una parte che dall'altra. Senza accorgerci però che sulle questioni quelle serie, che no, non sono la Shoah, quelle cicciotte, quelle che incidono davvero sulla vita degli italiani, su quelle questioni lì in realtà il gioco di Eva contro Eva non riesce proprio benissimo.
benissimo. Anzi, le due Eve sembrano proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Entrambe atlantiste, europeiste, favorevoli al sostegno dell'Ucraina, favorevoli alla svolta green che asseconda le volontà europee. Insomma, su quello che incide direttamente sulle nostre tasche in realtà vanno d'amore e d'accordo. Ma vuoi mettere disquisire sulla sua che grande arma di distrazione di massa che sarà per il futuro? Ah, e se invece c'è qualcuno che è un po' preoccupato? Perché la Schlein ha detto che si aiuterà l'Ucraina finché c'è bisogno, ma che da pacifista non crede che la guerra si risolva con le armi? Ma state tranquilli, ma che vi preoccupate a fa'? Quanto pensate che potrà mai opporsi una che per due volte nel 2008 e nel 2012 è stata volontaria negli USA alla campagna elettorale di Barack Obama? Una che è stata parlamentare europea? Dai, Gesù, lo sanno pure i sassi. Non diventi segretario del PD se non sei la copia scamuffa all'italiana dei Dem americani. Dai, su, è andata bene per tutti. Spegniamo le finte polemiche. Così sembrerà quasi che per davvero ci avemo un governo e un'opposizione in questo paese. Sembrerà quasi che le decisioni che prendono, soprattutto per la politica internazionale, siano minimamente combattute. Sembrerà quasi che ci sia un serio dibattito sull'argomento. Sembrerà quasi vero, no? Dai, sembrerà quasi vero. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè o una piccola donazione al link PayPal che trovi qui sotto. Ciao e a presto!